come ho più volte detto, per andare a fondo nei problemi di conoscenza della realtà della quale noi siamo costretti a vivere, e questa realtà è descritta al 90%, ma non al 100%, perché gli interessi economico-finanziari vengono in un secondo tempo, dalla geopolitica. Per conoscere veramente passo passo la geopolitica bisogna avere l'intelligenza inquisitoria, indagatrice, diciamo. La capacità indagatrice e la pazienza di un personaggio televisivo molto noto, il tenente Colombo. Perché se voi seguite le analisi del tenente Colombo e come il tenente Colombo, sulla base di quelle analisi e di quelle sue intuizioni, incastra il colpevole, voi capite perfettamente quanto sia importante conoscere gli antecedenti. Questa è la prima cosa che noi vogliamo dire. La seconda cosa, e la facciamo vedere subito, è qui, nel libro che sto per presentare, che sta dentro a questa borsa magica. Ve lo faccio vedere perché è facilmente reperibile e costa pochissimo. Eugenio Cefis, erede di una persona che è stata assassinata da lor signori. Però in questo libro, che si trova facilmente nelle edicole perché è distribuito dalla Gazzetta dello Sport, ovvero sia dall'editore Rizzoli, si narrano tutte le vicende relative alle problematiche del petrolio. Ma noi, per poter parlare di queste cose, abbiamo altro libro che facciamo vedere, ed è questo. Citalo, perché magari non riescono a leggere. Operazione Petrolio, l'Italia di fronte alla politica del cartello. Allora qui c'è un capitolo di cui io leggo l'inizio. La signora Luce, ambasciatrice italiana in Italia, fu esplicita a metà del febbraio 1955. La decima commissione della Camera dei Deputati cominciò l'esame della legge mineraria di iniziativa governativa che dovrebbe sostituire il regio decreto del 29 luglio 1927. Il giorno 23 successivo la signora invitava un redattore de Il Messaggero, foglio governativo romano, nei saloni dell'ambasciata di Via Veneto, che aveva visto gli ultimi anni della regina Margherita, e gli concedeva un'intervista. L'ambasciatrice statunitense dichiarava dapprima che la legge petrolifera in discussione, tanto per dire di interferenza degli americani, la nuova legge petrolifera in discussione consente agli stranieri che investono capitale in Italia di trasferire all'estero senza alcuna limitazione i redditi percepiti e le somme derivanti dagli eventuali realizzi. Una precursione di quello che poi hanno potuto fare attraverso quelle leggi lì e tutte le successive, e che hanno permesso anche alle aziende italiane di andare a devolvere il fatturato e il tassabile in Olanda, in Inghilterra. Questa è una legge tipica del potere economico finanziario mondialista, è la legge più importante, cioè esclude, quindi in Italia è dal 1955 che ufficialmente viene escluso il popolo italiano ai profitti di chi ottiene profitti sul nostro territorio. Io volevo leggere questo, amici, questo è un libro che è stato... Guarda, tu l'avrai capito che io ho delle
percezioni particolari, perché adesso mentre scendevo dalla macchina ti parlavo della frammentazione del fracking, del fracking della petrolifero, esatto, e delle conseguenze che ne hanno avuto poi tutti i cittadini. Allora, bisogna... Hai finito o devi seguire? No, volevo semplicemente dire che questo libro è stato pubblicato, mi pare, nel 1955. Ve lo faccio vedere meglio, editore Parenti, Italia, 1956. Questi sono libri fondamentali per riuscire a capire come stanno le cose, perché se non c'è quello che racconto nei giornali di partito o di governo, ma quello che è davvero fattibile ufficialmente e legalmente accessibile in Italia da parte dei cittadini italiani e da parte di chi delle imprese italiane o estere. Se non c'è il precedente non puoi dedurre, come invece faceva e continua a fare il tenente Colombo, esattamente chi è il colpevole. Se tu vuoi incastrare il vero colpevole devi conoscere i precedenti. E infatti il tenente Colombo va sempre a cercare, a smucinare nei, no? nei precedenti della vita delle persone che ha preso sotto la sua attenzione. Prosegui. Allora, io parto dal 1861, data della diciamo, dichiarazione di guerra del nord al sud degli Stati Uniti, che allora non erano Stati Uniti ma si chiamavano Federazione... Confederazione e Unione. Unione, sì, esatto. E, che però diciamo sono partecipi, erano entrambe partecipi le fazioni di quel famoso, diciamo, quella famosa epopea della conquista del Far West, dove appunto nel Far West c'era il Far West, Wild Far West, no? Quello selvatico, selvaggio. E cioè ognuno si faceva la legge per cazzi suoi, non c'era nessun giudice che lo condannava o sanzionava e quindi tutti... No, c'erano i giudici, impiccavano la mambazza, stile americano. Oppure si corrompevano come facilmente, dando di ragione esattamente come adesso. E allora che cosa era successo? Che stava nascendo la nazione degli Stati Uniti, quella attuale, con tutti gli orpelli e le modalità del comportarsi che noi oggi vediamo dell'americano, dello zio Sam, no? Ecco, tanto per dire. E allora... Che è il vero erede del Far West. Certo, certo. Non esiste legge per loro. E allora, no, l'unica legge che esiste è quella pro domo sua. Sì, cioè quella del profitto. Che porta a vantaggio loro. Certo. C'è una legge, quella loro. E se non la fai ti ammazzano, ti ricattano, ti ammazzano i figli, eccetera. E allora niente, a partire dal 1861 è partita anche un'altra grande epopea, quella della conquista della Banca Centrale degli Stati Uniti, perché all'epoca la Banca Centrale degli Stati Uniti non c'era e non c'erano neanche le banche... c'era l'omicidio di Lincoln, non dimentichiamocelo mai. Certo, perché parlo del 61? Sì, perché a distanza di 4 anni non mi precorrere. No, va bene, perfetto, va bene, come l'ho detto. Allora, ma così mi viene di getto, non è che ho preparato niente. Allora, sto riflettendo mentre parlo. E allora, una delle grandi epopee contemporanee a quella della conquista del Far West, quello selvaggio, è la lotta selvaggia fra le banche locali che si contendevano la emersione e il predominio l'una con l'altra della nazione, dello Stato specifico, dell'Arkansas, del Texas, dell'Arizona, eccetera. Cioè quegli stati lì non avevano una banca nazionale in quel periodo lì e tutte quante aspiravano a averla, ovviamente era una necessità urgente perché lo Stato era nato da poco, c'era poca popolazione, c'era poca economia, ma comunque nel momento in cui parte l'economia occorre anche la valutazione dell'economia e la possibilità di compravendere questa qualunque bene economico. E quindi anche negli stati più remoti degli Stati Uniti c'era questa lotta fratricida fra le banche locali e ne hanno fatte le cotte e le crude, non l'elenco perché ci hanno fatto miriadi di film, non uno, miriadi, ma anche dei bei film fra l'altro. Ce n'è uno in particolare, ho visto qualche settimana fa, che era
si intitolava Il primo assalto al treno o qualcosa del genere, e faceva vedere questa rapina durante il percorso, senza che nessuno si accorgesse, da una stazione a un'altra, praticamente. E vabbè, quindi Jesse James aveva la caratteristica, appunto, di rapinare diligenze, di rapinare soprattutto i treni. Treni, certo, treni e diligenze. Si sono messi a cercarlo quando ha cominciato a rapinare i signori che viaggiavano in treno. Certo. E danneggiava le linee ferroviarie. Certo. Allora lì la storia è complicatissima, perché partiamo dalla nascita dell'industria dell'acciaio, ovviamente in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, perché a partire dal 1861-65 c'è stata questa furibonda lotta civile, guerra civile, per la secessione degli stati del nord e del sud, che volevano ancora mantenere la schiavitù. E però era solo una questione economica. Come ecco. sempre soltanto stata una guerra o una rivoluzione di questione economica. Ricordiamocelo sempre. Una volta i giallisti dicevano cherchez la femme, invece qualcuno alla fine, tipo quello che hanno ammazzato siciliano, giudice, che non mi viene mai il nome, Falcone diceva cherchez l'argent, cercate la via che percorrono i soldi, e infatti l'hanno ammazzato. E l'hanno ammazzato perché lui c'era già arrivato, c'aveva la famosa agenda rossa. Quella era di Borsellino. L'agenda rossa era di Borsellino. Con quella di Mao Zedong, che non era un'agenda. Che non era un'agenda, ma era qualcosa che agiva, un agente. Sì. Quindi è sempre soltanto una questione di soldi. A tal proposito, nasceva in quel periodo l'industria siderurgica, che serviva a costruire le rotaie e i treni, e poi l'industria, diciamo in generale, meccanica, quindi tutte le scoperte di Edison, di Meucci, di Tesla, eccetera, eccetera, che poi sono seguite nell'arco di 50 anni, 40 anni, eccetera. Anche meno. Perché quando c'è una matrice ci si buttano tutti. Certo, come tuo figlio si è buttato nel campo che non serve a un cazzo assolutamente, quando lo vedo io lo dico, di andare a intasare ancora da direttore di Win 3, non ci ho pensato, poteva esimersi da farlo, vabbè. È un campo vuoto, ormai troppo frazionato, troppo come si dice, rincorso, eccetera. Allora, tornando indietro, quindi all'epopea, quindi l'epopea del selvaggio West, l'epopea dell'industria siderurgica, l'epopea della nascita dell'industrializzazione meccanica con la prima rivoluzione americana. La prima rivoluzione vera, quella politica secessionista, la seconda del 61 e poi la terza che a partire... Allora, la gente non lo sa, ecco, diciamo una cosa importante, poi torniamo sulla domanda. Abbiamo tante cose. Allora, a proposito di denaro, avendo dovuto subire l'assassinio di Abramo Lincoln da parte di quello che era un mandato dalle banche, ricordiamoci, non era un pazzoide sudista, sì, era pure sudista, tutto quello che voleva. Ma no, c'è l'intrigo, no? C'è sempre l'intrigo per coprire. I sudisti non cessavano, avevano perso la guerra e hanno fatto la pelle, su questo non c'è ombra di dubbio, ma su un mandato... Del mandato del sicario, sì. Cioè il sicario andava ad ammazzare e contemporaneamente partiva una lotta politica. Come Enrico Mattei è stato ucciso da una bomba messa, ormai lo sappiamo, dalla mafia, certo. Ma per conto delle sette sorelle. Certo. E allora, aspetta che devo ricucire i fili. Aspetta che ho perso il filo, porca miseria. No, stavi parlando di Lincoln. Sì, ma parlavo di Lincoln indirettamente perché parlavo delle banche. Quindi il sicario ha agito per conto delle banche. E le banche, quelle a prescindere
c'era una lotta nella lotta, tantissimi, un coacervo di conflitti contemporanei. Personalità preponderanti, ricordiamo. Certo. Allora ricordiamo che a partire dalla morte di Lincoln nasce Lincoln, che aveva fatto di importante, ecco perché le banche ce l'avevano con lui, aveva fatto l'emissione monetaria autogena da parte dello Stato dell'Unione degli Americani. Del nord. Non era del nord, era di tutto ormai, era in crisi. No, prima di conquistare, nel 1861 fece la prima emissione, che poi a cui ne seguirono poi altre due nel 64, che appunto prevedeva l'emissione da parte dello Stato di 4 miliardi e mezzo di dollari dell'epoca, che era una cifra pazzesca, proprio strabiliante. E allora, perché? Perché servivano i soldi per pagare le industrie siderurgiche, per fare i treni, l'industria della con guerra, cui vinceva i cannoni e così via, con cui avrebbe poi vinto la guerra. E partendo spieghiamolo anche agli amici, perché il Nord, dopo la sconfitta di Gettysburg, di cui abbiamo già parlato altre volte, perché lì è stato un errore del generale in capo, certo, che ha fatto quell'errore madornale, ma dopo perché hanno vinto? Perché avevano le ferrovie che andavano in verticale dal nord al sud, per cui hanno potuto occupare Richmond e altri paesi e altre cittadine che poi sono diventate le note, notissime capitali degli Stati Uniti del Sud. Allora, in quel frangente lì, i cittadini, allora cosa aveva fatto Lincoln? Aveva emesso questi biglietti di Stato che avevano il taglio da un dollaro, mi sembra da 5 dollari e da 10 dollari, adesso non mi ricordo più bene. Questo taglio, il greenback, i cosiddetti greenback, perché avevano il rovescio della facciata che era in colore verde, che non ha niente a che vedere con l'ingreen di adesso, per capirci, il green biologico, diciamo così, ecobiologico. Era una cosa seria. E quindi che cosa è successo? Che i cittadini avevano cominciato a utilizzare questa banconota, che in realtà non era manco una banconota ma era un titolo di Stato, perché addirittura per chi usava i greenback, questo lo dico anche a favore tuo, non so se lo sai, i greenback garantivano una rendita annuale. Se tu compravi, cioè pagavi i greenback, perché era un bene reale. È un bene reale. Cioè davano il 3, il 5, addirittura fino al 16% di interesse annuo sull'utilizzo, il mantenimento, diciamo, l'utilizzo e il mantenimento di questi greenback che di conseguenza perché chi ha dei soldi in tasca, degli euro in tasca, non guadagna niente? No, non solo perché non guadagna niente, ma perde l'inflazione, sì. Che avevano detto, quel testo di cazzo di Prodi aveva detto che non avremmo perso una lira, non ci sarebbe stata più inflazione, avremmo lavorato 4 giorni a settimana, sì. Testa di cazzo! Delinquente, testa di cazzo! Delinquente, prete, un vero testa di cazzo! Liquidatore della ricchezza italiana. Io, quando allora, da ragazzotto, volevo capire quello che diceva il signor Prodi, lo seguivo con l'attenzione millimetrica del discente. Oh, non sono mai riuscito a capire un cazzo che vuol dire o questo scemo io o che erano scemiaggini quella che diceva lui. Esattamente. Non c'era alternativa. Oppure i tertium non datur, che eravamo scemi tutti e due. Nota, ma siccome io ritengo di non essere scemo. Nota creatura di un cardinale arcivescovo di Bologna. Proseguiamo. Allora, in quel frangente, con quel titolo di Stato che si chiamava appunto Greenback, Lincoln ammassò talmente tante risorse industriali e belliche da riuscire a vincere il Sud, che era molto più numeroso, molto più ricco, enormemente più ricco, perché erano già 300 anni che l'industria del cotone andava avanti negli stati del sud. Beh, più che industria era agricoltura. Agricoltura, tutto quello che vuoi. Avevano la possibilità di sfruttare i negroni, certo. I quali i negroni non erano pagati. Certo, oltretutto. Dopo sarebbero stati ancora pagati di meno, ricordiamocelo sempre. Potremmo parlare dell'epopea di alcuni grandi negri storici degli anni 40 e 50 del secolo scorso, per capire esattamente come era l'anflatto umano
degli americani, come si chiamano gli americani, quelli col nickname americano? Non Cinque, una cosa del genere. Non mi viene. Sai cosa mi ricordo adesso? Le fotografie dei Poderosa, proprietari delle prime automobili. Ah, sì, come sì. No? Come no? Me le ricordo pure io. Tutti lì con il loro cappello, sì, la piuma. Toro seduto, sì. O giù di lì. Vabbè, allora, per tornare al discorso e cominciare a incanalarle in una cosa sensata, in un indirizzo sensato. Allora, tutto questo premesso, il cittadino si era abituato all'utilizzo di questo bene ulteriore, questo strumento ulteriore che era il greenback, e ne avevano prodotti, come ho detto, alla fine della guerra circa 4 miliardi e mezzo di valore, quindi più o meno 400 milioni di banconote che giravano per gli Stati Uniti. E soprattutto, cosa importante, queste banconote venivano utilizzate da chi faceva le forniture militari, perché pagavano le forniture militari con gli greenback ai contadini o agli industriali, no? Quelli che vendevano il treno allo Stato del Nord, certo, alla milizia del Nord, venivano pagati con greenback. Lo stesso i contadini, ma soprattutto in tutto questo erano gli allevatori che erano, sì, molto interessati, perché l'esercito aveva bisogno dei manzi, cioè aveva bisogno di bistecche, e loro gli davano volentieri, perché prima non li vendevano, c'era talmente un surplus di vacche. Erano costretti a portarli su fino a Boston. A un dollaro l'uno, sì, due dollari l'uno. Invece con la richiesta della guerra, che c'era bisogno di carne, i prezzi della carne sono lievitati e i contadini e gli allevatori erano contentissimi, certo, di vendere i buoi che non vendevano, oppure vendevano a una lira, certo, a capo, una lira per quattro quintali, cioè un dollaro per quattro quintali di carne. Immaginate un po' voi che tipo di valutazione c'era prima. Insomma, erano contentissimi dell'utilizzo di questo strumento. Anche quando è finita la guerra hanno continuato a usarlo. Poi, quando fu assassinato Lincoln, allora il vice presidente di Lincoln, adesso non mi ricordo più chi era, comunque quello che poi è stato assassinato a sua volta, esatto, bravo, no, ma dopo Lincoln ne hanno ammazzati cinque, ecco, appunto, cinque ogni volta che si azzardavano, ho tentato di ammazzare, ogni volta che si azzardavano ad alzare la testa sull'argomento monetario, tac, arrivava subito l'assassino. Era uno che è rimasto colpito, non è morto all'istante, sì, è morto 3, 4, 5, 6 mesi dopo, però era ormai a larva umana, sì, quindi ne hanno ammazzati, parlano di Lincoln, ma Lincoln è stato la cima dell'iceberg, sotterraneamente hanno ammazzato migliaia di persone in quell'occasione lì, sì, e in tantissime altre occasioni. Allora, ecco, l'ultimo è stato Kennedy, ricordiamocelo, se è sempre a causa monetaria, anche Moro, non ce lo scordiamo, anche Moro concomitantemente, sì. Un po' qualche anno dopo. Vabbè, insomma, fatto sta che i cittadini si erano resi conto che il sistema funzionava bene, non c'era bisogno della banca, bastava lo Stato della Federazione, dell'Unione o quello che era, a garantire l'emissione, eccetera, e quindi volevano continuare a servirsene. E per fare questo che cosa hanno fatto? Hanno fondato un nuovo partito, il partito del Greenback, certo, che è durato dal 1865, quando è morto Lincoln, fino al 1884, quindi è durato quasi 20 anni. Alla fine, per farli finire, hanno ammazzato pure i segretari del partito. Mi pare giusto. E così è sparito, c'era il 15%, dei votanti americani, quindi non era un movimento da barzelletta, era una cosa seria. E sarebbe stato il terzo polo, quello che dava fastidio all'uno all'altro, avrebbe fatto da ago della bilancia, come poi è successo in Italia con il pentapartito, il quadripartito, eccetera, no? E quindi questo per dire che contemporaneamente nascevano tutta una serie di cose, sempre in quegli anni lì, attorno al 1861, 1870, 75 al massimo, cioè nasceva uno Stato nuovo, un nuovo modo di pensare, ma quelli che detenevano il potere e il controllo del potere su tutto quello che è l'umana scienza era in mano a quei figli di puttana che tuttora ce l'hanno, a partire in particolare dall'anno 1000, dall'anno 900, 393 d.C.
con Teodosio quando promulgò la famosa legge della unicità. Priorità ed esclusiva valenza politica e giuridica della nascita del cristianesimo. Che dicono tutti, no, tu senti i giornali, i giornali, i preti, gli ebrei, no, tutti a avercela con le decimazioni, con, come si chiamava la parola, quando ammazzavano i martiri, con la martirizzazione. Martirio. No, di più, non viene la parola. Poverini, quanto mi dispiace. Allora, in quell'occasione, a partire dal 393, anche l'episodio di Ipazia è seguitato, certo, San Cirillo, figlio di puttana, che lo mordesse sulle palle il diavolo finché esiste la realtà. L'inferno. L'inferno è la realtà, esiste l'inferno. San Cirillo è stato quello che sulla base delle legge di Teodosio del 393, nel 403, 10 anni dopo, ha martirizzato di martirizzare la scienziata, la grande, grande teologa, tutto quello che vuoi, filosofa, eccetera, Ipazia Tolomea, addirittura non solo, diciamo, soddisfacendo la propria crudeltà ammazzandola, ma spelandola viva. La spellata viva. Beh, non proprio lui, i suoi seguaci, tutti molto fedeli alle leggi dello Stato. Sì, no, alle sofferenze del buon Gesù. Capito? Allora, per tornare al tempo di Lincoln, quindi c'era in un coacervo di co-belligeranze, perfetto, coabitazione e conflittualità, che avevano mille radici, mille provenienze, anche fra conflittuali tra di loro, che però hanno poi determinato, confluendo in un unico habitat, hanno, diciamo, permesso a chi portava avanti queste strategie di avere grande successo. Perché anche grande successo l'ha avuto anche il Greenback, che ha avuto corso legale per quasi 19 anni, quindi ha avuto una rilevanza importante anche nella diciamo, elevazione economica, morale, industriale, storica degli Stati Uniti d'America, perché fino al 1984, quando hanno fatto sparire il movimento, adesso non mi ricordo, era un movimento socialista comunque, di base socialista, si fondava sul socialismo reale, diciamo così, ecco. Era diffuso soprattutto negli stati del nord-est, del centro, sì, il populismo, quello vero. Sì, il primo nome, il populismo, è stato attribuito, no, se l'è auto-attribuito quel partito. E allora... Poi dopo gli hanno dato delle connotazioni di carattere negativo, certo, a cominciare da Lenin, certo, che era uno dei loro. Certo, allora, qui purtroppo, diciamo, noi cerchiamo di far capire i concetti radialmente, cioè non vedendoli da un punto di vista monocratico, monotematico, diciamo diretto, ma da una diaspora radiale di compenetrazioni nella realtà in cui uno si... è una specie di concatenazione a catena atomica, quello che cerchiamo di fare noi in questi anni, ma che... Lulù, dove andate? Se n'era andata e voi tornate. Guarda che brava. Dove la cagnetta, brava. Dai, vieni qua. Dai, giù, mettiti seduta, dai. A posto. Lulù, che Penny non ti voleva. Penny buona qui, qua. Qua, Penny, qua. Bravo. Allora, brava. Dicevo, sto cercando di spiegare le nostre modalità di approccio alle diciamo preveggenze e alle conseguenze di quello che è l'analisi, la duplice analisi o più
o tripla o anche più quadrupla, eccetera, l'analisi che occorre fare per ogni fatto, perché le sfaccettature del fatto sono tante e non ce n'è mai nessuna davvero immanente, prevalente e preminente. Cioè, anche quella più importante comunque deve fare i conti con altre sfaccettature abbastanza rilevanti. Allora, per tornare al discorso delle reazioni a catena, diciamo così, che sono conseguite alla morte di Lincoln e poi con la nascita del Greenback, cioè dell'utilizzo ampio e della nascita del partito del Greenback, bisogna appunto andare a considerare anche gli aspetti secondari. E quindi, per esempio, eravamo partiti da un altro discorso, adesso però mi sfugge, dove appunto ho perso il filo e non mi viene più in mente. Vabbè, segui da te che intanto ci ripenso sopra. Va bene, allora lui ha fatto un accenno a una situazione particolare che è quella nella quale noi ci troviamo oggi. Il vero problema che noi dobbiamo affrontare è sempre quello di chi gestisce, quello che ha in mano le redini del potere. Allora, le redini del potere, ne parleremo meglio altre volte, ce l'ha in mano chi gestisce la possibilità di inventare la moneta dal nulla. A tal proposito, qui noi abbiamo un importantissimo scritto, che i nostri amici sicuramente conoscono l'autore, La proprietà di popolo della moneta, di Giacinto Auriti. Va bene? Giacinto Auriti è nato nel 23 ed è morto nel 2006. Io ho avuto l'onore di conoscerlo e di frequentarlo. In ogni caso, tu prosegui, perché poi noi parleremo un'altra volta dell'unica possibile soluzione del problema, è che è quello di strappare la possibilità di creare moneta dal nulla a lor signori e farla di nuovo diventare proprietà del popolo. Prosegui. Allora, stavo dicendo, poi me ne ero dimenticato, non correlavo più, ma adesso ho riagganciato tutto, e cioè in quel periodo lì, in quegli anni lì, di questo, diciamo, attentato, poi quello che ne è conseguito, eccetera, una delle industrie e delle rivoluzioni industriali, diciamo, all'interno della rivoluzione industriale dell'acciaio, eccetera, diciamo, in una fase già quasi di seconda ondata della rivoluzione industriale, troviamo la rivoluzione industriale dei carburanti. Perché? Perché, ecco perché ci sono arrivato, perché negli stati del sud degli Stati Uniti, a partire dal 1848-1850, quando guarda caso hanno comprato il Nuovo Messico dal Messico e l'Arizona dal Messico e la California dal Messico. E il Texas dal Messico. E poi soprattutto anche la Louisiana dai francesi. Dalla Francia, beh, ai tempi di Napoleone, gliel'ha venduta Napoleone. Sì, però in quegli anni lì, insomma, parliamo sempre tra il 1830 e il 1860. Guarda caso si stavano già predisponendo, già nel 1830 o anche nel 1806 con Napoleone, la vendita degli stati dove nasceva, era nata, era potenzialmente più espandibile nel tempo e nei secoli, il pompaggio del petrolio per utilizzo di vario genere. Allora ancora non c'era l'industria automobilistica. Nelle lampade, per l'illuminazione. Teniamo presente una cosa, che gli arabi e i romani e anche tutte le nazioni dell'epoca, attorno all'anno di già 2005-3000 a.C., conoscevano il petrolio, perché c'erano, infatti il termine latino è chiarissimo, l'olio di pietra, il petrolio, olio di pietra. Perché sapevano la spedizione degli Argonauti, certo, alla ricerca del vello d'oro era in realtà la spedizione alla ricerca della conoscenza delle fonti del petrolio. Sì, anche la conoscenza in generale. Allora, che veniva filtrato attraverso il vello delle pecore, dei pecorari. Allora, la cosa importante è che, volevo dire, è che in quel momento lì si crea una dinastia,
la dinastia dei petrolieri, non una, ma varie dinastie dei petrolieri, fra cui nascono anche il padre vecchio e il figlio giovane, il presidente americano ultimamente, i Bush. Bush il vecchio e Bush il giovane, no? È tutta la dinastia prima e poi postuma di quella che è la dinastia di Bush. Ma ricordiamoci che Bush significa cespuglio, e cespuglio era un cespuglio del deserto anche. La nascita dei cognomi c'ha sempre probabilmente una derivazione logica, e secondo me nasce da questo, vabbè. Allora, in quel periodo lì però c'erano già altri nomi di banchieri che compravano i pozzi del petrolio, tra cui i Rothschild, Rockefeller, Morgan Stanley, eccetera, eccetera. Allora, che cosa succede? C'avevano questa risorsa e bisognava farla fruttare. E allora che cosa è successo? Contrariamente a quella che è la vulgata comune, che si pensa che le scoperte avvengono per caso, avvengono anche per caso, certamente, noi ne abbiamo fatto qualche citazione in passato. Ma avvengono anche a catena, dai! Ma avvengono perché c'è un humus che circonda questa aurea, questa aureola, e che permette di concentrare su un tema e su una ricerca molte menti, per cui queste menti, questi personaggi, prima o poi qualche utilizzo di quella cosa lì che c'è già si trova. Ad esempio, io parlo sempre del post-it. Il post-it non è stato ricercato, è stato trovato per caso. Si cercava una colla forte per fare attaccare la carta. Fra i tanti altri ritrovati che furono messi, ritrovati dalla 3M, che era la 3M allora che faceva questa ricerca, trovò che c'era questa colla debole invece che serviva benissimo per attaccare questi fogli e riattaccarli da un'altra parte, con semplicità. E poi l'hanno commercializzato con un successo enorme. Ma era stato commercializzato per fare da colla per qualche altra cosa e non aveva avuto nessun riscontro. Viceversa, nel momento in cui serviva, qualcuno ha capito l'arcano e ha capito come utilizzarlo. La stessa cosa vale per la benzina, per il petrolio. Perché il petrolio c'era, bisognava in qualche modo farlo controllare, non bastava solo utilizzarlo per l'olio delle lampade, no? E abbiamo detto, vabbè, cominciamo a cercare i vari utilizzi. Qual era l'altra cosa, oltre che bruciare? Esplodeva, in qualche modo se creava una vaporizzazione, si erano resi conto che creava una vaporizzazione, e quindi hanno detto, vaporizzando sicuramente otteniamo dei tagli, dei cracking, no? E nel frattempo, nel 1889 mi pare, Benz inventa il motore endotermico, e da lì incominciano con vari tipi di carburante, tentando vari tipi dall'alcol e altro che già si conosceva, e alla fine trovano che bastava semplicemente tagliare con un bollitore, raccogliere, cioè si metteva praticamente, ancora adesso si mette a bollire la benzina, cioè il bitume, l'olio, no, diciamo, no, l'olio, il petrolio, si mette a bollire il petrolio. Il resto è derivato del petrolio. Certo, si mette a bollire il petrolio, e prima cosa esce un certo tipo di gas, poi un altro tipo di gas, poi un terzo, quarto, quinto, sesto tipo di gas, finché liquifica, nasce la benzina, il cherosene, il petrolio attuale, la nafta, eccetera, eccetera. E anche il bitume. Ecco, il bitume è il residuo della lavorazione del petrolio. E quindi nasceva la dinastia dei petrolieri. Da lì poi, adesso siamo alla dinastia degli informatici. Stanno creando le dinastie perché arricchiscono in maniera esponenziale. Oggi ormai buona parte, per non dire la maggior parte dell'economia e della finanza mondiale è in mano a una ventina, 50 persone, non di più. Quindi questo che hanno fatto prevalentemente la grande grana, grande quantità di grana attraverso la realizzazione della biologia, dell'informatica, della telematica, eccetera. Quindi tutto il discorso era iniziato proprio perché volevo portare a questa conseguenza qua, a questa considerazione. Noi oggi siamo nelle mani
di una ristrettissima elite, di una, penso nelle, quelli che hanno qualche miliardo, qualche migliaio di miliardi, parliamo di migliaio di miliardi di dollari o euro, quella gente lì saranno se no 100 persone, esagerando. E fra le altre cose si sono comprate anche alcune nostre banche, per esempio la Banca Depositi e Prestiti oramai è anche nelle mani di una buona parte di azioni in mano ai cinesi o addirittura a prestanomi cinesi e così via. Quindi questo per dire che stiamo vivendo un attacco concentrico dove, ed è qui la conclusione del discorso, dove prima della ricchezza del petrolio creata con la vendita e l'uso del petrolio, che era andato a finire in un certo numero ristretto di mani, prima o eri re o nobile, e allora c'avevi quantità di denaro, di potere immenso rispetto all'uomo comune, oppure in quel momento lì comincia la borghesia a creare già a fine 600 le dinastie bancarie, che poi si sono frammentate, ma poi hanno ridistribuito questa ricchezza in buona parte, anche attraverso le guerre, attraverso le rivoluzioni. La stessa cosa poi anche successivamente con appunto con l'industria, con le grandi industrie, la dinastica, quella tedesca, quella inglese, eccetera. E poi adesso siamo arrivati attraverso varie tappe nel corso di questi ultimi 200 anni a questa potenza assoluta del controllo quasi totale della ricchezza, della mobilità, della chimica, della genetica, dell'igienica, della morale, della storia, della chimica, cioè siamo oramai sotto il controllo di 100 persone che ovviamente poi delegano, non è che possono occuparsi di tutte, ma l'ultima parola decisionale su qualunque argomento ce l'hanno loro e ti lasciano campare, ti fanno magari pure anche arricchire, alcune saranno delle classi intermedie di ricchi semiricchi, ma comunque la massa del popolo sarà sempre più risucchiata all'interno delle dimensioni di una povertà assoluta, inimmaginabile, cioè poveri come dei clochard, senza casa, senza radici, senza provenienza, senza destinazione, senza morale, senza ideologia, senza radici, senza un cazzo di niente. Questo io lo dicevo già 20, 30, 40 anni fa, quando dicevo mi prendevano per il culo, mi prendevano per matto. Oggi purtroppo siamo in una tristissima, tremebonda, insana tribolazione demenziale, perché non è più razionale, ma talmente avvilente da renderci oggetti e neppure animali. Allora, a conclusione di questa perorazione, c'è una frase del grande scrittore francese Anatole France, il quale scrive o dice: la libertà è il diritto dei poveri e dei ricchi di poter dormire sotto i ponti di Parigi. E con questo concluderei il tuo discorso. Sì, affrontiamo altri temi? Sì. Ok, chiudiamo qua.